Questa è la prima andata e la sensazione della tribuna è che sia durata veramente mezza giornata. È successo di tutto, è stata una partita intensa, un po' magari contratti come da previsione nella prima frazione, poi semplicemente il Camogli ha giocato la sua pallanuoto. Sì, ci sta, perché la prima partita in casa davanti a tutto questo pubblico, la squadra è particolarmente giovane, quindi probabilmente ha sentito un bel po' di pressione che ha fatto un po', ci ha fatto giocare un po' contratti inizialmente. Ci sta, me lo aspettavo in tutta onestà, e mi aspettavo anche che il Pescara sarebbe stata una squadra così difficile da affrontare. Bene per il risultato, qualche situazione di gioco dobbiamo migliorarla, diciamo che ci siamo guadagnati quantomeno l'eventuale bella qui per, di nuovo davanti al nostro pubblico, anche se noi andiamo a Pescara per vincere e chiudere subito i giochi. Voi giocate in questa piscina, quindi per te non è nuova questa spinta, una spinta che probabilmente in Italia poche altre piazze sanno dare come quella dei tifosi della Reina Ante Scamogli. Si parlava di uomo in più in settimana, oggi secondo me hanno creato una doppia superiorità numerica. Ma sì, decisamente, devo dire che si respirava proprio l'entusiasmo da parte di tutto l'ambiente, di tutte le persone che ci circondavano già in settimana. Io mi aspettavo di vedere così tanta gente in piscina e mi fa veramente piacere che la gente sia tornata con questo entusiasmo, con questa passione e con questo attaccamento verso questi ragazzi che se lo meritano e che loro dimostrano l'attaccamento verso i colori sociali, verso il pubblico, verso la cittadina, verso tutto. Quindi è un bel connubio. Senza parlare troppo dei singoli, però te ne cito due in particolare, uno è Gardella e l'altro è Cagliogna. Il primo ha tenuto a galla la squadra in momenti di difficoltà facendo veramente delle grandi parate, il secondo nel momento che contava davvero si è fatto trovare pronto. Vabbè, ma sono due giocatori dei nostri, sicuramente tra i più esperti, e queste partite da loro certamente ci dobbiamo aspettare queste prestazioni che ci diano qualcosa in più. Diciamo che non è che li scopro io, non bisogna che li descriva io. Lollo Gardella ha fatto una stagione secondo me di alto livello, si è allenato molto bene, ha avuto una costanza di rendimento tutto l'anno e queste partite sono un premio per lui. Dado Caglionia arriva, ha giocato anche in palcoscenici diciamo più importanti di questa della A2, ha giocato in A1, ha giocato in A Pro Recco, quindi diciamo che è un giocatore di un altro livello.